le vetture sono a partenza, cercheremo di descriverle un po' alla volta. 3, 2, 1, via! Pronti! Autovetture senza tempo, 100 equipaggi per 3 giorni ad Avezzano, migliaia di appassionati riversati per le vie del centro per la manifestazione di motorismo storico. Il circuito d'auto d'epoca quest'anno ha trasformato nuovamente la città nel baricentro della cultura internazionale dei motori, con turismo e commercio in moto. È una serata di un fascino unico, solo raccontarla non rende l'idea del fascino di questo tipo di manifestazione, che non è solo passione, ma parla di storia, di cura, di tradizione, e il motore italiano, le macchine italiane e non solo, e la cura che gli italiani hanno in questo tipo di passione è celebre nel mondo. E quindi di conseguenza essere madrina di una manifestazione così imponente, perché ci sono circuiti, ma il circuito di Avezzano è davvero unico per imponenza, per numero di macchine, per fascino, per storia che racconta ogni volta. Per me è un onore, ogni volta che vengo chiamata a rappresentare in qualche modo un evento che rappresenta l'eccellenza italiana, io sono soltanto che orgogliosa. Tantissima gente, e questo vuol dire che piano piano si riparte, e questo è uno dei fattori più belli questa sera in assoluto. La formula della ormai decennale manifestazione di motorismo storico nata da Avezzano funziona. Tantissimi gli appassionati dei motori, ma anche presenze illustri, hanno contrassegnato il successo di questa iniziativa a metà strada tra sapori locali e stupore internazionale. Di dove siete? Roma! Roma! Troppo divertente! È il terzo anno che vengo! Divertentissimo! Molto piacevole, bello. Bello! È bello! Avezzano! Avezzano, giochiamo in casa! Giochiamo in casa! Il pubblico è tutto per noi. Non è ovviamente questa la prima partecipazione. No, è la decima, tutti gli anni. Come ci si sente? Bene, benissimo direi. Che dire di questo circuito? Anche se non c'erano le prove a cronometro, felice, è andato benissimo. Bravo come sempre, un'organizzazione sempre perfetta, sempre migliore, certo viaggi meravigliosi, e poi essere accolti qui ad Avezzano è un privilegio. Grazie. Grazie Laura, grazie Lilli, a voi la parata in questo gruppo di auto ancora nell'intorno degli anni 60. Questo numero 62 va attribuito un grande applauso a Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, con la moglie Stefania. Non ha voluto mancare il suo sostegno in questa occasione, e vi prego di sottoscriverlo, perché si fa sinergia, si fa squadra. Marco Marsilio non ha voluto mancare, questo è veramente un grande riconoscimento per Felice Graziani, per Abruzzo Grand Tour, per questo circuito di Avezzano. Non poteva che avere una delle vetture più belle di questo gruppo, perché la 190 SL è amata da tutte le relative di Hollywood della metà degli anni 50, e chiude ovviamente questo corteo del primo battaglione Massimiliano Fioroni con In realtà erano i fratelli Alessandrelli, che credo che abbiano rubato la macchina agli amici, era un MGTB. Siamo al decimo anno di una manifestazione che porta 100 equipaggi in giro per l'Abruzzo, e facciamo vedere quelli che sono i posti più belli, le cose che sono il nostro orgoglio, il Gran Sasso, il Lago di Scanno, il Parco Nazionale, e questo lo leggiamo negli occhi dei partecipanti, è qualcosa che piace tanto, piace tantissimo, e sono tutti disposti a tornare nella nostra regione. Sempre una grande partecipazione, questo bisogna dirlo. Ma sì, perché possono guidare tranquillamente su strade deserte, e devo dire anche buone, perché abbiamo una qualità di asfalto che giova molto alla guida di queste straordinarie autovetture. Ci sono svariati modelli, nello specifico da che anno a che anno vanno? Sì, l'auto più vecchia è del 1921. E fino ad arrivare ai mitici anni 70 con qualche Spider, però
le anteguerra sport ce ne sono, vengono dall'estero, Bentley, la Honda, MG e anche Mercedes, insomma devo dire che sono presenti tutti i marchi e quasi tutti gli stati europei. Ecco, per l'appunto, la partecipazione oltre che a essere italiana è anche europea. Europea fuori dall'Europa, perché arrivano dagli Stati Uniti e c'era un equipaggio che doveva venire dall'Australia, però poi per inconvenienti tecnici non ha più potuto partecipare. Sempre una manifestazione che viene seguitissima qui in Marsica. Beh, non solo nella Marsica, perché comunque quest'anno con l'Abruzzo Gran Tour abbiamo toccato Sulmona, abbiamo toccato l'Aquila e il prossimo anno abbiamo deciso di fare un giro ancora più lungo. Quindi per il futuro ci saranno altri obiettivi? Sempre maggiori, con la speranza di avere questo successo di partecipanti e anche di pubblico. Un impegno veramente importante che dà lustro al territorio, a tutta la Marsica, soprattutto alla regione Abruzzo. Una manifestazione che ci riempie d'orgoglio, abbiamo avuto la possibilità di incontrare i veri attori, gli equipaggi di queste splendide vetture e che ci ha dato veramente molto piacere confrontandoci con loro. Io credo che questa manifestazione possa ripetersi ormai e aumentare di valore nei prossimi anni, quindi veramente è un punto d'orgoglio del nostro territorio. Sempre una grande partecipazione, questo bisogna dirlo. Esatto, considerando il periodo delle ferie, quindi possiamo dire che la partecipazione è enorme, soprattutto abbraccia uno scenario completo di tutte le generazioni, dalle più anziane a quelle più giovani, e devo dire un successo che si ripete sempre di più ogni anno, quindi una manifestazione che si svolge anche in notturna e che ha veramente un seguito enorme, persone che si complimentano, si incontrano, si riconoscono ed è un vero momento di ripartenza dopo questo dolore che ci ha afflitto per oltre un anno e mezzo ed era giusto farlo soprattutto in questo momento particolare di grande dolore e soprattutto di grande difficoltà economica. Questo percorso che ormai dura da 10 anni è stato istituzionalizzato e l'amministrazione comunale quindi ha preso un impegno ben preciso e soprattutto bisogna dire che è una manifestazione che oltre all'interesse proprio sportivo, insomma, quindi per le automobili prestigiose che vi partecipano, ha anche modo di, come dire, da modo di valorizzare il territorio, perché permette agli equipaggi, a tutti coloro, insomma, che girano intorno, di conoscere questo meraviglioso territorio dell'Abruzzo, della Marsica, dell'Abruzzo, che altrimenti rimarrebbe quasi un po', come dire, nascosto anche a noi stessi che lo viviamo, che ci viviamo. La popolazione accetta ben volentieri questa manifestazione. Certo, infatti nonostante il caldo, nelle strade limitrofe c'è tutta, vedo persone a piedi, ho visto persone a piedi che si appunto avvicinano alla piazza proprio per vedere queste meravigliose automobili. Ma come Camera di Commercio siamo contenti e sosteniamo queste iniziative perché danno comunque lustro al nostro territorio, sono dei raduni importanti, è una sorta di museo a cielo aperto, ci sono macchine davvero anche antiche, bellissime, e quindi è importante comunque perché creano queste attività e queste manifestazioni dei flussi di gente, dei flussi turistici e fa parlare di noi non solo in Abruzzo ma anche in Italia e non solo. Una partecipazione come sempre nutrita. Una partecipazione importante, sicuramente anche il pubblico sta apprezzando questo raduno di auto così particolari e ci sono persone che vengono da ogni dove ed è importante questa cosa, da noi molto apprezzata. Sta diventando una manifestazione classica qui ad Avezzano, giusto? Beh, è una manifestazione storica e oramai è da anni che viene fatta, viene svolta, per cui è importante anche questa ripetitività e mette Avezzano comunque come centro di attrazione in questo senso e quindi è importante. Sì, decisamente è una bellissima manifestazione, non solo per Avezzano ma per l'intero Abruzzo, perché questa manifestazione attira molte diciamo, curiosità, tanti turisti e questo è un bene sicuramente per Avezzano ma per la regione stessa. Per quanto riguarda gli equipaggi, le vetture, cosa possiamo dire nel merito? Devo dire che questo è il 10° anno di questo circuito che conosco particolarmente bene, il livello delle autovetture è molto molto elevato e sicuramente di grande interesse.
È sempre comunque un'emozione poter assistere a questo evento. Sì, è un salto nel passato, diciamo evoca molte curiosità e sicuramente grande emozione. E per quanto riguarda l'organizzazione e nello specifico l'organizzatore, cosa possiamo dire nel merito? Felice, lo conosco da molto tempo, una persona straordinaria, si sta dedicando ogni anno sempre di più a questo evento e lo ringraziamo per questo impegno. Partecipiamo ogni anno, un bellissimo evento. Può essere un buon e sano evento lievemente mondano che valorizza sia il territorio sia la città e sia anche un po' la curiosità artistica, storica che questi modelli rappresentano. E come diceva lei, ci sono in mostra modelli unici al mondo, in cui ce ne sono ormai 3-4 pezzi. Questa è una organizzazione fantastica, fatta veramente, è la decima edizione, quindi significa che c'è una tradizione di questa manifestazione in posti incantevoli, dove la regione viene rappresentata al meglio per le sue bellezze che vengono da questa manifestazione sicuramente capitalizzate, quindi veramente a Felice Graziani, che è l'organizzatore, un grande applauso su questa organizzazione. Ah, è sempre una bella manifestazione, sempre belle macchine, sempre 100 partecipanti, numero limitato, perché tanto di più è un po' impossibile gestirle. Ormai, come diceva, la decima edizione, quest'anno si festeggia l'anniversario. È stata sospesa, vabbè, per 2 anni per il Covid, però si ricomincia alla grande. Lei ovviamente non è la prima partecipazione questa. No, io è la quarta volta che vengo, sono già venuto nelle passate edizioni, sempre con questa barchetta, perché diciamo è nata questo circuito proprio su base barchette e anteguerra. Dopo diciamo si è allargato un po' anche a auto spider un po' più moderne, perché tanto poi la gestione è più facile, specialmente per gli addetti stampa e diciamo i giovani. Ecco. È un evento magnifico fatto da Felice Graziani, ha organizzato una cosa stupenda e no, niente, felice, molto bello, organizzazione perfetta. Ci sono delle vetture straordinarie, questa è del mio presidente del Jaguar Enthusiast Club Italia, Mix K150S 3008 di Fabio Berardi. E macchina magnifica, piena di Jaguar, di XK, e bellissime macchine, ci sono quelle anteguerra, c'è lo Presto, grande collezionista, no, devo dire bellissime auto.